La bocca della verità fasciata da un nastro rosso è l'immagine sulla copertina dell'ultimo libro di Gianni Alemanno, Verità, Capitale, Caste e Segreti di Roma. Un'occasione per parlare di fronte alla stampa e ad una sala gremita di sostenitori e curiosi della Roma corrotta, dei problemi di urbanistica e sicurezza, dei rifiuti e soprattutto del suo rapporto con il numero uno di Mafia Capitale, Salvatore Buzzi. Ammetto i miei errori, dice Alemanno, ma la principale responsabilità dei problemi di Roma grava sulle spalle di 30 anni di governo di sinistra. Alle accuse però, conclude l'ex sindaco, mi difendo nei processi. Il libro vuole essere solo una ricostruzione storica e l'incontro si trasforma presto in un'occasione per commentare la campagna elettorale. Il centrodestra si è organizzato male, non c'è unità né un progetto chiaro. Se avessero fatto, come Storace chiedeva, le primarie fin dall'inizio, un candidato unico, da Marchini alla Meloni si trovava, compreso Storace. Evitate le primarie, non si sa perché, scansate le primarie, non si sa perché, sono emerse le differenze e le impostazioni divergenti e purtroppo oggi Roma sembra più lo scenario per un'affermazione di leadership nazionale che non un terreno su cui si vuole dare un progetto vero, serio per la città. Francesco Storace quindi come unica eccezione, secondo Alemanno, fra i candidati sindaco di questa campagna elettorale in grado di dare una risposta più competente alla città, anche se alla domanda con chi si schiera la risposta è sicura. Io non mi schiero con nessuno, io fino a che non avrò risolto i miei problemi, i miei processi, non devo fare politica in prima linea. A processi conclusi si vedrà, precisa Alemanno, se sarà il caso di tornare in campo o meno, ma lì la parola spetterà agli elettori.